Credo del governo è esattamente uguale a quello che abbiamo proposto sotto finanziaria, con un piccolo dettaglio, che non ci sono i soldi per attuarlo. Perché? Perché quel processo di smaltimento delle liste d'attesa costa 2 miliardi e noi avevamo detto alla Meloni, siccome diciamo sempre dove prendere i soldi, non fare il taglio dell'IRPEF da 4 miliardi, mettili sulla sanità, non l'ha fatto. Questo decreto sotto elezioni, che non ha i soldi ma neanche vagamente, cioè stanzia circa un decimo di quello che serve. Quello che farà è illudere i cittadini. Allora, finché li illudi sul fatto che farai il blocco navale, è sbagliato, che taglierai le accise, è sbagliato. Ma se lo fai con gente che aspetta un'operazione o un attacco, è profondamente immorale. La maniera è un'altra cosa abbastanza surreale. Cioè, tu stai parlando di spendere 650 milioni, se va bene, 850 più probabilmente, per 6.000 migranti l'anno. Il costo giornaliero di un migrante in Albania, se tutto va bene, è 5 volte superiore a quello che paghiamo un migrante in Italia. Se va male, rischia di essere 15 volte superiore. Allora la domanda è: ma che senso ha? E di nuovo torniamo al fatto che l'unico senso di tutta questa specie di teatro che stiamo vedendo è di giocare su il fatto di dire: io no, l'altro anno ho avuto un record dei migranti, non ho fatto il blocco navale, però vi do l'Albania, e quando l'Albania non funzionerà si inventeranno un altro slogan.